Ciao, bentornato a una nuova puntata del live delle Safety Rockstar. Oggi sul palco parleremo con un HSE di una bella realtà italiana, ma che ha partner e sedi in tante parti del mondo. E con lui parleremo di un aspetto particolare, come è stata l'attenzione che l'azienda ha dedicato nei confronti dei propri collaboratori, dei propri dipendenti durante questo anno. E sarà interessante capire, primo, la reazione immediata delle persone che lavorano in una comunità, come reagiscono di fronte all'attenzione della direzione. E in più, magari, cominceremo a fare delle riflessioni su ciò che ci attende il futuro, come portarsi dietro questo bagaglio in cui finalmente c'è stata un'attenzione diversa alla salute e alla sicurezza, anche se purtroppo per una causa che non avremmo mai voluto avere, così come è stata la pandemia. Quindi non aggiungiamo altro, sono contento di avere l'HSE della Tozzi Green e sono insieme a noi Riccardo Masetti. Ciao Stefano, ciao e Riccardo, benvenuto qui al live delle Safety Rockstar, benvenuto sul palco. Grazie, grazie, veramente insomma dell'opportunità che mi dai di poter chiacchierare con te e con chi ci sta ascoltando. Beh, facciamo una bella selezione noi, perché comunque questo è un ambiente dove diamo spazio alle voci in qualche modo rock, cioè quindi che danno un messaggio diverso sulla sicurezza. Al tempo stesso, di queste voci qui noi le prendiamo il più possibile, siamo contenti appunto che tu possa essere qui con noi. Riccardo, bene, forse sei più giovane di me, come ti sei avvicinato al mondo della sicurezza e soprattutto cosa ti è piaciuto, ti ha affascinato? Ma allora, diciamo che mi sono avvicinato un po' per caso, onestamente. Non è stata una sorta di innamoramento a prima vista. Avevo piacere di lavorare per delle realtà internazionali e ho avuto l'opportunità di entrare, diciamo, nel servizio salute e sicurezza di una società che aveva diversi cantieri nel mondo e quindi, perché no? Da lì è cominciato e diciamo mi sono appassionato al lavoro, mi sono appassionato all'attività e in qualche modo all'aiutare gli altri e da lì ho cercato di farlo sempre meglio e di migliorarmi in quello che facevo. Quindi diciamo, ecco, non è stato un amore a prima vista, però penso che adesso sia un amore solido, ecco, maturo. Consolidato. E esatto. Alla Tozzi Green da quant'è che ci sei? Ma poco meno di 3 anni. Bello. Meno di 3 anni. Perché parlavamo nel pre-trasmissione che è una realtà che ha una forte attenzione alla salute e alla sicurezza delle persone e quest'anno più che mai ne ha dato dimostrazione. Sì, assolutamente sì, e sono diciamo orgoglioso di questo. Siamo un'azienda diciamo giovane nel senso che ha un'età media relativamente bassa. E anche se l'azienda esiste sicuramente da un po' di anni, da diciamo 3 anni a questa parte abbiamo cominciato un po' un piano di miglioramento che ci ha portato a dotarci di un sistema di gestione utile appunto alla gestione in sicurezza delle nostre attività e poi chiaramente come tutti abbiamo avuto uno stress test incredibile che è stato la pandemia che purtroppo abbiamo vissuto e comunque stiamo vivendo ancora in questo momento. È stato uno stress test perché diciamo il poterlo gestire correttamente è stato possibile solo grazie ad una coesione da parte di tutti, sicuramente da parte mia insieme diciamo al management dell'azienda e poi una grandissima collaborazione da parte diciamo dei miei colleghi, ecco, di tutte le persone della Tozzi Green. E questo è stato bellissimo, quasi, non voglio dire inaspettato, però il modo in cui hanno rispettato e si sono rispettate vicenda è stato sicuramente una chiave del successo
per come noi nel nostro piccolo siamo riusciti a gestire la pandemia. Ecco, ecco, hai detto una parola che è fondamentale secondo me nella gestione della sicurezza, cioè hai parlato di coesione, no? Coesione fra te, quello che rappresenti come uomo della sicurezza, e il management. Come ci sentiamo quando si crea questo spirito di coesione? Perché tante volte l'HSE e molti che ci seguono vivono questo, un po' di frustrazione perché si sentono un po' nell'ufficetto da soli e un po' irrompiscato la situazione. Mentre quando c'è la coesione, cosa nasce? Che spirito andiamo a lavorare? Io ovviamente mi sento benissimo. No, sicuramente no, è una bella sensazione ed è un modo, diciamo, di vivere la quotidianità molto diverso e molto più semplice, cioè cambia radicalmente il modo di lavorare, perché non è più un meccanismo di, no, di richiamo, cioè le persone si aiutano l'un con l'altro, questo tanto in quelle che possono essere, diciamo, attività di prevenzione verso la sicurezza, ma anche in altre attività lavorative. Quindi lo spirito di coesione è fondamentale perché, diciamo, anche nella logica dei processi evita la creazione di quei silos aziendali che sono a volte un male per l'azienda e un male anche per la gestione della sicurezza, perché ovviamente non circolano in modo adeguato le informazioni e perché semplicemente non ci si supporta l'un con l'altro, nonostante chiaramente ognuno con le proprie competenze porti un contributo cruciale al successo dell'azienda. Dopo non possiamo essere tutti HSE o tutti progettisti o tutti asset manager, ognuno di noi dà il proprio piccolo grande contributo e questo è possibile solo attraverso una condivisione e una coesione totale. Insomma, se lo vogliamo fare, questo lo dobbiamo mettere come un ingrediente base per la ricetta, poi non dico perfetta, però un'ottima ricetta. Esatto. E quindi voi vi siete trovati appunto a questo stress test a cui avete reagito alla grande, e però appunto le aziende non sono fatte solo di management, abbiamo tutta una parte anche larga operativa. Ecco, qual è la reazione che hai percepito da parte dei tuoi colleghi che appunto lavorano tutti i giorni di fronte a queste attenzioni che l'azienda ha avuto nei loro confronti? Ma diciamo la reazione è stata super positiva. Comunque penso chi lo ha esternato in modo più diretto, ma anche chi non l'ha fatto, che siano stati contenti, si sono sentiti tutelati dalla propria azienda, che è andata comunque anche oltre quelli che sono e quelli che erano i requisiti prettamente normativi, perché quelli li consideriamo come diciamo il minimo base, dopodiché abbiamo messo molto altro e quello è quello che ha reso tranquille le persone. Io, diciamo, con tutti e anche con il mio amministratore delegato, ma condividendolo con lui e con il direttore operativo, era quello di dire: le persone non devono soltanto essere sicure qui durante la pandemia, devono essere anche tranquille. Per cui, per esempio, ci siamo preoccupati anche di quello che succedeva, chiaramente il più possibile, nel rispetto ovviamente della privacy assolutamente, però ci siamo preoccupati anche di quello che succedeva a casa delle persone. Quindi se erano in situazioni particolari ovviamente si cercava di supportarle, di aiutarle e quindi quello è stato un aspetto che sicuramente è stato molto apprezzato, perché ovviamente la sicurezza è al lavoro come a casa, cioè quei valori devono essere i medesimi da una parte e dall'altra, altrimenti, diciamo, non funziona, il tutto va in cortocircuito. Beh, non possiamo essere delle persone diverse a casa rispetto che al lavoro, sostanzialmente. È bello questo principio dove hai parlato appunto di una coesione tua con il management, ma stiamo parlando anche di una coesione poi a livello proprio aziendale, perché quando c'è un interesse diretto nel garantire, bella questa tua espressione, garantire la tranquillità delle persone, quindi non solo essere al sicuro, proprio sentirsi tranquilli, beh, inevitabilmente dà un legame fra le persone all'interno dell'azienda superiore rispetto a qualsiasi cos'altro.
Assolutamente sì. Ecco, secondo la tua visione, augurandoci che pian piano controlleremo sempre di più la pandemia finché non diventi un, ahimè, brutto ricordo della nostra vita, come vedi, cosa portarti di buono di quello che avete creato in questo anno verso nel futuro? Ma sicuramente in questo momento, abbiamo creato come un forte spirito di gruppo, no? Spesso anche, io sono un appassionato di calcio, spesso, no, quando ci sono delle polemiche il gruppo si compatta, no? E quindi questo lo è stato in un'azienda come la nostra e fortunatamente lo è tuttora. Quindi la speranza è che questo possa essere da slancio positivo per, diciamo, il futuro prossimo. Diciamo, ovviamente noi siamo partiti 3 anni fa, quindi definire il nostro sistema maturo sarebbe una bugia. Il nostro sistema sta migliorando e migliora sempre. Ovviamente il mio obiettivo è quello di tutti, è quello di avere sempre più le persone protagoniste e di esempio per i colleghi. Questo perché, per esempio, alcuni di noi magari sono anche coinvolte in attività all'estero e quindi noi vogliamo cercare di portare i valori dell'azienda anche presso le nostre partecipate estere, e allora quelle persone che ovviamente vanno presso le nostre sedi estere devono essere dei catalizzatori e devono essere degli esempi positivi, chiaramente non solo per la gestione della salute e sicurezza, ma anche per tutti gli altri aspetti. E questo è importante. Quando si consolida il gruppo è poi più facile fare questa attività, chiaramente. Quindi Pensare quello che stai dicendo a l'azienda come un grande contenitore che riempiamo di valori come se fossero acqua e diventa e si riempie così tanto questa azienda che i valori escono fuori dai propri confini, quindi in qualche modo debordano dal vaso e vanno a contaminare, quindi a bagnare magari nel vostro caso le realtà esterne, senza escludere anche le famiglie o comunque il mondo privato di ciascuno dei lavoratori. Questo è una grande responsabilità che hanno le organizzazioni. Mi sembra che la vostra, insomma, sia iniziato da pochi anni, ma sia veramente sulla buona strada. Un'ultima battuta, siamo al photo finish. Dovessi consigliare te a qualcun altro che sta avviando adesso l'attività di HSE, magari si è preso l'attestato, cosa raccomandi e cosa gli chiedi per favorire anche, perché te sei stato fortunato, hai trovato una realtà dove la coesione, insomma, è forte. Cosa si può fare per favorire la coesione in quelle realtà dove invece un po' fatica a crescere? Ma direi, diciamo, due parole chiave. Insomma, una è comunicazione e l'altra è, diciamo, la competenza che dà chiaramente una credibilità. Cioè, cerco di spiegarmi meglio. Io ho avuto, diciamo, quando ho fatto il primo incarico all'estero, sapevo poco e nulla. Ok, ero proprio un ragazzotto, quindi non sapevo molto. E io ho avuto lì la fortuna di trovare dei supervisori di cantiere che, anziché, diciamo, emarginarmi, come purtroppo a me spesso avviene, mi hanno, insegnato come fare le cose. Perché il problema era: ma come faccio io a dire a uno come saldare o come usare correttamente la mola se non l'ho mai usata in vita mia? Cioè, non sono credibile. E quindi il concetto era: vieni, guarda come si fanno le attività in modo tale che tu un domani possa dare dei consigli che sono realmente utili. E questo ti permette di creare connessione e di conseguenza di creare credibilità e diciamo, condivisione. E poi chiaramente questo si deve riflettere nella comunicazione. La comunicazione è fondamentale, è un'arte su cui non si smette mai di migliorare. Ed è estremamente difficile perché non è sempre uguale. Cioè, il modo in cui ovviamente si comunica a
ai propri dirigenti lo si fa in un modo, alla forza lavoro lo si fa in un altro. Se dobbiamo gestire la comunicazione in cantiere lungo di anni e anni, si gestisce in un modo. Se è un cantiere fast di 6 mesi, ovviamente bisogna essere più pragmatici e quindi inevitabilmente la comunicazione cambia. E quella, cioè questi due elementi sono fondamentali. Chiaramente in una struttura che è una struttura che deve durare, è fondamentale puntare continuamente sui valori e su tutto ciò che è necessario per creare una cultura solida. Insomma, le cose devono essere fatte bene, nel modo corretto, sotto tutti i punti di vista. Io non mi piace molto safety first, no? Per me, io ho visto una tua intervista in cui dicevi non si parla del fatturato perché altrimenti l'azienda non esiste. Infatti il concetto è: noi dobbiamo fare il nostro lavoro bene, con degli standard di qualità e sicurezza adeguati e corretti. Tutto qui. So che è complicato, però alla fine è molto semplice e tutto deve essere fatto in modo corretto. E i valori che sono alla base di questo devono essere i valori pregnanti su cui si basa la comunicazione che deve essere fatta in azienda. Quindi questi due termini sono i due elementi, secondo me, realmente essenziali. Semplice, seppur non facile, il nostro mestiere. Quindi sì, ci troviamo perfettamente d'accordo sulla comunicazione, una comunicazione che trasmetta i valori aziendali. Hai detto una cosa molto importante, che dobbiamo farci un bagno di umiltà noi persone che ci occupiamo di sicurezza e imparare il lavoro, perché se no ci siamo quei didatti che si mettono in cattedra e magari non troveremo un collegamento, una sintonia con le persone, invece quel lavoro ce l'hanno in mano da anni. Hai detto una cosa molto importante che ci portiamo a casa e ci permetterà di riflettere. Bene Riccardo, io ti ringrazio davvero. Ringrazio te, la tua azienda, siete un bel esempio di come si può costruire una bella cultura della sicurezza all'interno di un gruppo, rimanendo in efficienza e garantendo le performance. Bene, ci vediamo presto, visto che ormai possiamo uscire dalle tutti in zona bianca. Ok, grazie mille Stefano, grazie diciamo a Rock and Safe. Grazie a te, a presto. Ciao ciao. Ciao. Beh, Riccardo Masetti ci ha dato tanti begli input, il principio di coesione del management con l'HSE che poi si allarga a un principio di coesione con tutto il gruppo, e ora di ultimo la comunicazione come quel gran bel cavallo che porta con sé i valori dell'azienda da distribuire in tutta l'azienda, in tutti i lavoratori dell'azienda, ed essere entrante, non una comunicazione che rimane lì nell'aria. E di ultimo, conoscere benissimo il lavoro che stiamo valutando, perché è inutile istruire le persone se quel lavoro, forse abbiamo letto qualche cosa in qualche libro, ma non l'abbiamo mai visto prima d'ora. Questa è una delle basi della nostra credibilità nel mestiere che facciamo. Quindi grazie ancora Riccardo Masetti e noi ci vediamo alla prossima intervista. Be safe, be rock.